Ciao a tutte, benvenute o bentornate sul mio canale. Oggi andremo a provare insieme il nuovo gel che avevo acquistato sul sito di Jet Nails. Quindi sto andando a fare la preparazione delle unghiette. Ho già fatto mignolo, anulare e medio con la punta. Questa qua, se vi ricordate, l'ho presa sempre su Jet Nails e quindi ci tenevo a provarla insieme a voi per dirvi la mia. Allora, innanzitutto, come sono sempre solita, la utilizzo a giri molto 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 bassi. Adesso vi mostro come lavora. Allora, rispetto a quelle che già ho di questa forma, io lei la sento come se fosse più aggressiva, se possiamo dire così. La sento che lavora in modo più aggressivo rispetto alle altre. Quindi vi dico la verità, non mi fa particolarmente impazzire, preferisco le mie punte diamantate solite. Però ecco, non è una cattiva punta, solamente appunto non è una delle mie preferite. Sto andando in modo delicato a giri super 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 bassi, ragazze, ad alzare bene tutto il mio giro cuticole, vedete? E adesso quindi sono pronta e inizio con i preparatori. Come base vado ad applicare la Fiber Base Gel, quindi in abbinata al costruttore, come sono sempre solita fare, quindi poco prodotto, massaggio bene. E poi vado in lampada. Sono andata anche ad inserire le nail form, queste qui in plastica. Allora, non sono malvagie, nel senso che magari se sbagliamo un attimo ad attaccarla, essendo di plastica e non di carta, non si rompono e quindi possiamo andare a ristaccare e riattaccare il lembo. Unica pecca, ragazze, già solo appena messe, se io parlo un pochino vedete come si tendono veramente tanto a scollarsi, quindi la colla per questo motivo, ragazze, io non ve le consiglierei, perché vedete come tendono proprio a, mentre parliamo, se io sto ancora un pochino qua, loro si scollano proprio, si tendono tanto a aprirsi, quindi bisogna stare ogni 3x2 a stringere. Allora, adesso andiamo avanti e andiamo finalmente a provare lui, che è il Gelati Cover Gel Nude. Scusate qua che alcuni ritagli. Questo qui è la colorazione, molto bella. Allora, oggi con voi volevo andare quindi a fare una mini mandorlina corta, portabilissima. Quindi cosa faccio? Inizio prendendo poco prodotto, anche di meno, proprio una sputazzina, diciamo, e vediamo se riesco a mostrarvi. Inizio a fare il mio strato a scivolo. Adesso prendo un pochino di prodotto in più. Vado a fare il mio allungamento. Poco prodotto, ragazzi. Allora, ho dovuto fare l'allungamento, ragazze, senza fare il video, perché era un'impresa. Queste nail form si aprono di continuo, proprio si scollano completamente in punta, no, quindi ho dannato tantissimo. Il gel invece bruciacchia abbastanza, personalmente, quindi dovete entrare proprio graduale, ok? Non andate di botto perché vi piglia la mazzata dell'inferno, perché scotta tantissimo, almeno a me scotta, ragazze. Quindi ora vado, piccolo strato.
prendo un pochino di prodotto in più e vado a fare proprio la struttura. Come sono sempre solita, cerco di lavorare il più pulita possibile, in modo da limare il meno possibile. Vado un attimo a spingere, ok. Non le ho tagliate prima, ragazze, perché poi durante la limatura può essere che mi faccio male. Quindi preferisco tagliarle dopo. Se sporchiamo, subito andiamo con il bastoncino. Si lavora bene come gel, vedete? Basta semplicemente accompagnarlo e lui. Se vedete qualche bollicina, scoppiatela subito, perché dopo in fase di limatura vi escono tutte. Vedete? Comunque si lavora molto bene. Io vado a portarmelo piano piano giù. Se ho bisogno di prodotto lo prendo. Ok ragazze, ho fatto anche la struttura. Adesso con il pad del cleaner vado a togliere lo strato di inibizione, così che possiamo procedere con la limatura. Vado un pochino a tenere la forma, così si raffredda e mi mantiene meglio la pinzatura. Vi volevo anche mostrare, prima di andare a fare la limatura, la curva C delle unghie. Ovviamente adesso andremo anche a limare, così aggiustiamo gli spessori e via dicendo. Ok. Allora, come lima vado ad utilizzare queste intercambiabili della Fox, che mi sto trovando benissimo. Grana 180, ma se volete anche 150, dipende quello con cui vi trovate meglio voi. Iniziamo a limare. Vado prima a dare una limatura alla forma, così mi escono bene gli spessori, e poi vado a limare tutta la struttura. Ovviamente poi vado anche a controllare, vedete che mi escono tutti gli spessori? Vado anche a controllare le lunghezze. Quindi adesso posso andare a limare la superficie, diciamo. Quindi vado ad assottigliarmi i laterali, controllo sempre da sotto. Le solite regole, ok, che sappiamo per la limatura della mandorlina. Controllo sempre gli spessori. Spolvero e limo. Ok. Adesso posso andare a limare il resto della struttura. Fondamentale sempre, ragazze, sempre controllare gli spessori. Vedete che di qua posso limare ancora un pochino. Vedete che incomincia già ad uscire la forma? I laterali poi me li devo andare ad alzare, perché vedete che sono andata più giù, per essere sicura di averli una volta limato. Ho finito la limatura delle unghiette, questo qua è il risultato. Adesso vado a passare invece il buffer
e poi vado a tagliare le cuticole. Sono andata a fare il taglio della cuticola, ho anche pulito bene dalla polvere le unghiette. Adesso posso andare a stendere il colore. Vado a fare un semplice monocolore, utilizzo lui che è il Jet Lack 721, che è un bel fucsia. Vado sempre, come sono abituata, a fare passate molto sottili. Arrivo dove riesco e poi col pennellino fine mi aiuto nella zona delle cuticole. Così sono sicura di non sporcare. Alla fine, ragazze, sono andata a fare due passate di colore perché risulta molto molto più, diciamo, più frizzante il colore, ecco. Ed eccole qua, ragazze, sono poi andata a sigillare con Top Gel Mega Gloss, che è un lucido senza dispersione. Questo è il risultato. Eccole qua. Due considerazioni proprio sui prodotti a primo impatto. Allora, le nail form, ragazze, sono sincera, non mi sono piaciute. Mi intrigava il fatto che fossero di plastica, ma poi in realtà si scolano tantissimo, dannato proprio per riuscire a tenerle diciamo chiuse, quindi non ve le consiglio. Colore ottimo, devo dire, ho fatto due passate, ma anche già con la prima ha una buona coprenza. Il top, se rimane così, direi che è spettacolare, veramente. L'ho lasciato 120 secondi, ragazze, nella Sanu V, io ho la 5 Plus. Il costruttore si lavora molto bene, bisogna entrare piano piano in lampada perché altrimenti scotta tantissimo. Infatti sono entrata in modo molto molto graduale. Ah, mi sono dimenticata poi di dirvi che ho applicato dopo, alla fine, l'olietto, questo qua per le cuticole, che è Contessa. E quindi nulla, ragazze, questo qua è il risultato finale. Io, come sempre, spero che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Vi mando un grande 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 bacio, noi ci vediamo come sempre al prossimo video.